La Procura di Roma si avvia a chiudere le indagini con l'intenzione di avviare un procedimento giudiziario, dunque un processo nei confronti di 5 funzionari dei servizi segreti civili egiziani che la Procura di Roma ritiene responsabili del sequestro di Giulio Regeni e di ciò che è accaduto dopo, la tortura, la sparizione, l'omicidio. Come sempre l'Egitto non collabora, non ha neanche fornito il domicilio legale dei 5 imputati. Questa mossa della Procura di Roma ha costretto con questa accelerazione il governo italiano a fare qualcosa e vedremo se nelle prossime settimane, da qui al giorno in cui si chiuderanno formalmente le indagini, l'Italia sarà stata capace finalmente per una volta di ottenere qualcosa dall'Egitto. Per cui si sente dire che da parte del governo c'è stato un passo in avanti? No, non mi sento di dirlo. Mi sento di dire che la Procura di Roma ha costretto il governo italiano a fare qualcosa, ma in questi anni, ormai quasi 5, salvo un caso dall'aprile 16 all'agosto 17, quando venne ritirato l'ambasciatore italiano, dal punto di vista dei rapporti diplomatici è stato fatto poco per mandare segnali di malcontento, che sarebbero profondamente necessari in questo periodo, saranno necessari ancora di più se l'Egitto continuerà a non collaborare sul piano delle indagini e di quello che si avvia a essere un processo.